13 novembre 1887. A Londra si consuma la prima delle Domeniche di Sangue, che costellano la storia della guerra fra Regno Unito e Irlanda. Circa 10.000 persone, operai inglesi e irlandesi, che marciano nei pressi di Trafalgar Square nella manifestazione organizzata dal Partito Socialista Britannico e dall'Irish National League, vengono caricate dalla polizia. Ci sono dei morti e moltissimi feriti.